Adesso Vallicelli Luca. L'avvocato Fusaro presente, di fiducia. Buongiorno. Buongiorno. Lei si chiama? Vallicelli Luca. Lei è imputato in procedimento connesso? No. È stato condannato per fatti relativi in concorso con i Stati? Sì, abbiamo già risolto. Già risolto. E, lei quindi non deve giurare e ha anche, deve essere assistito da un difensore di fiducia. Certo, qui e presente. Ha facoltà di rifiutarsi di rispondere. Intende avversi di questa facoltà o intende rendere l'esame? No, assolutamente. Intendo parlare. Prego, allora il pubblico ministero può... Grazie. Vallicelli, lei ha prestato servizio in polizia? Sì. Da quando a quando? Ho cominciato il mio servizio nel gennaio del 1985. Dove? 84, anzi. Dove? A Bologna, presso il reparto mobile. Fino a, la data che ormai conoscete tutti, novembre del 94. Novembre del 94, quindi circa 10 anni è stato in polizia. Più o meno. Più o meno. In quali uffici della Polizia di Bologna lei ha lavorato? Allora, siccome io ho cominciato come ausiliario, cioè per fare il militare, sono stato al reparto mobile dal 84 all'86. Poi? Poi sono stato presso l'ufficio controllo del territorio. L'UCT. L'UCT, esattamente. Sì. Per 3 anni circa. Quindi? Dall'86 all'89, sì. Cambiando chiaramente diversi uffici. Sì. Cioè praticamente di volante ho fatto un anno e mezzo, più o meno. Poi sono stato trasferito alla divisione del personale, poi? Sempre dalla questura di Bologna, e poi al CAPS di Cesena. Può dire che cos'è la CAPS di Cesena? È la scuola della stradale. Della stradale. Durante il periodo di permanenza presso le UCT di Bologna, lei ha avuto modo di conoscere Savi Roberto? Sì. Gugliotta Pietro? Di vista. Occhi Pinti Marino? Sì. Durante questo periodo di permanenza alle volanti, lei ha commesso fatti criminosi? Sì. Quanti? Uno. Ce lo racconti? Allora, si parla della rapina del febbraio, 4 febbraio 1988, a Casello di San Lazzaro. Devo specificare il fatto oppure... Sì, racconti prima il fatto e poi le chiederò qualche altra cosa sull'antefatto. Va bene. Ecco, racconti la dinamica della rapina. Dunque, il fatto materiale si svolse in questo modo. Partecipammo io, Savi Roberto, Savi Fabio e Occhi Pinti Marino. Ci trovammo a casa Lei poi? Savi Roberto, Savi Fabio e Occhi Pinti Marino. In quattro. Esatto. Ci trovammo a casa di Savi Roberto e dopo aver mangiato, dopo aver pranzato specificatamente, uscimmo e Savi Roberto disse che bisognava procurarsi una macchina. Sì. E ci pensò lui personalmente, cioè in questo modo che io e suo fratello Fabio ci allontanammo, bisogna dire che eravamo nei pressi di un'edicola, ci allontanammo di, 300-400 metri e Savi Roberto e Occhi Pinti Marino attesero l'arrivo di un cliente dell'edicola. Io personalmente non sono in grado di materialmente spiegare le cose come sono andate, perché non ho visto. Comunque ho visto che sono venuti verso la nostra direzione Occhi Pinti Marino e Savi Roberto con un'autovettura di colore rosso. Il modello se lo ricorda? Il modello se lo ricorda? La marca? Una Opel, mi sembra. Una Opel. Avevano un travisamento quando arrivarono nelle sue vicinanze, quando lei vide Occhi Pinti e Roberto Savi? No, io non me ne sono accorto, anche perché ci dovevano prendere su in macchina e invece andarono dritti, quindi noi tornammo a casa di Savi Roberto a piedi. Dove abitava Savi Roberto?
Io la via non me la ricordo assolutamente, perché ci sono stato un paio di volte, cioè più o meno nella zona Borgo Panigale, cioè, più o meno. Quindi chi ce la condusse quel pomeriggio a casa di Savi Roberto? Come no, mi spiegò lui la strada per arrivare a casa sua, cioè con tangenziale, uscita tal dei tali, poi... Non ho capito. Ma non eravate tutti e quattro nei pressi di un'edicola? Ha detto? Ah, io ero con Fabio a piedi, ci andai con lui a piedi. Ecco, quel giorno ci andò con Fabio a piedi? Sì, sì. Questo volevo sapere. Scusa. Vado avanti, grazie. Dopodiché in casa io non mi ricordo di preciso dove lasciarono la macchina, comunque molto probabilmente nei pressi dell'abitazione. Si tornò in casa e mi sembra Roberto decise di fare immediatamente questa rapina. Quindi appena fece un po' buio, adesso mi sembra anche che cenammo lì addirittura, personalmente non mi ricordo l'orario, però penso sulle 10, 10:30, uscimmo, io mi misi alla guida, diede in partita proprio le posizioni Savi Roberto, io mi misi alla guida, di fianco a me Savi Roberto e dietro Occhi Pinti e Savi Fabio, e partimmo per il casello di San Lazzaro. Io non sapevo neanche che stavamo andando al casello di San Lazzaro, infatti mi disse la strada. Ascolti, ma lei sapeva che bisognava fare una rapina? Sì, sì. Qual era l'obiettivo, anche se lei non sapeva? Un casello. Ah, un casello. Vado avanti, grazie. Niente, ci mettemmo in autostrada, mi sembra prendendo la Sasso Marconi, o perlomeno a Casalecchio, nella prima entrata vicino a casa di Savi, e facemmo tutta l'autostrada fino ad arrivare a San Lazzaro. Durante il percorso, Savi Roberto da un borsone tirò fuori delle armi. Quali? Ma un fucile, due fucili mi sembra, due fucili che uno diede Occhi Pinti, uno era di suo fratello, perlomeno lo diede a suo fratello, e una pistola. Ci descriva fucili e pistola. Ma i fucili erano fucili a pompa. E la pistola? La pistola è una pistola a tamburo. Marca? Non ne ho più pallida idea. Vado avanti. Quando arrivavamo nei pressi del casello di San Lazzaro, mi disse di accostare all'ultima uscita verso sinistra, loro scesero, mi disse di oltrepassarla di, non so, 10-15 metri e di aspettare. Quindi io non mi resi, cioè materialmente non sono stato in grado di vedere niente. Chi scese dalla macchina? Tutti e tre. E lei non aveva la curiosità, non si voltò? No, io rimasi lì con la macchina in moto. Era travisato, c'aveva un cappuccio? Avevo una sciarpa e sulla faccia e una berretta di lana calata sugli occhi. E che cosa vide? Almeno dallo specchietto retrovisore qualcosa avrà visto, no? Ma io sinceramente non ricordo nulla, cioè non vidi solamente che ritornavano tutti e tre, salirono in macchina. Dopo quanto tempo sono ritornati dal momento in Ma cui Ma è stesso? Stato proprio questione un paio di minuti, penso, neanche. Durante questo lasso di tempo lei sentì un colpo d'arma da fuoco? Sì, prima che salissero in macchina, sentì un'esplosione. Quando risalirono, il loro comportamento com'era? Erano, come dire, eccitati per la rapina compiuta? Erano freddi, calmi? Commentarono l'episodio? Che è successo? No, non si parlò proprio. Non si parlò? Non si parlò proprio, anche perché io poi ero in una situazione proprio di agitazione incredibile, quindi... Lei? Sì. Però l'avevano scelta per guidare la macchina?
Beh, molto probabilmente perché in pattuglia di solito guidavo io. Ho capito. Seppe poi come si suddivisero i vari compiti durante la fase esecutiva? Chi arraffò il denaro, chi sparò il colpo in aria, questo voglio dire. No, chi sparò il colpo in aria, cioè, lo seppi perché quando eravamo in macchina, Roberto disse con suo fratello perché hai sparato. Quindi fu Fabio. Cioè, la cosa fu abbastanza lampante. Seppe chi entrò a prendere il denaro? Sì, Roberto, perché quando scese aveva in mano una busta per il pane, quindi ce l'aveva anche lui al ritorno. Quindi... C'era qualche scritta particolare su questa busta per il pane? No, non mi ricordo. Era una busta delle Coop? No, non credo, cioè... Io dico una busta per il pane perché era di colore marrone, quindi quelle proprio in uso nelle panetterie. Va bene. Poi, che avete fatto? Lei si è allontanato, guidando, vi siete allontanati? Ci guidando... siamo allontanati, chiaramente guidavo io, verso, mi indicò la strada Roberto, dove precedentemente avevamo lasciato la mia auto. La sua auto? La mia auto, sì. E lì faceste il cambio macchina? Esatto. E dove... più o meno, adesso io è una zona che non conoscevo, però cioè la prima uscita da tangenziale, gli stradelli guelfi si chiamano. Non c'entra niente Ozzano come zona? Io non so dove mi sono fermato, cioè dopo chiaramente in futuro alla data della rapina ho saputo che era Ozzano, cioè in futuro alla rapina vuol dire anno scorso. Però cioè non sapevo che fosse Ozzano dove mi sono fermato. Vabbè. Poi che cosa avete fatto? Siete saliti tutti e quattro sulla sua autovettura? Sulla mia autovettura e siamo tornati a casa di Roberto. E lì che avete fatto? Lì abbiamo diviso i soldi. Quanti erano sti soldi? Circa 2 milioni e 8. 3, no, 3 milioni e 7, scusi. Ah, 3 milioni e 7. No, aspetti, perché... Hanno fatto la cresta. Sì. Che sono vari colpi che sta ricordando, oppure non ricorda? Non li ha fatti bene neanche il PM, perché ha contestato inizialmente di più, e poi ha dovuto correggere. Ah, d'accordo. E quanto... Allora. Vabbè, più o meno abbiamo diviso 800.000 lire a testa, quindi... 3-2 più o meno. Quindi in parti uguali. Sì, esatto. Vi siete trattenuti poi presso l'abitazione di Savi Roberto? No, ognuno, cioè ognuno, io dopo me ne sono andato a casa mia. L'Occhi Pinti Marino, prima dell'azione delittuosa, prima della rapina, disse qualcosa durante il pranzo, nel pomeriggio, dopo aver rapinato Lope Lascona? Disse qualcosa? No. Non ricordo perlomeno. Era distaccato rispetto ai fatti? No, non ricordo. Senta, vabbè, per quello che disse a me, no, chiaramente. Per quello? Per quello che ne posso sapere io, fu la prima per tutti. Per tutti? Quindi anche per Roberto e per Fabio? Certo. Ecco, ci racconti, perché è importante questo. Per quello che ne può sapere lei, ha detto era la prima rapina per tutti, era il battesimo. Criminale. Sì, era la prima rapina per tutti. Per quello che ne posso sapere io, ha detto adesso, ecco, in relazione a quali elementi di fatto, di sua conoscenza, allora, non oggi, lei riteneva che era la prima rapina per tutti? No, questa è una mia supposizione, cioè non vado in base a niente, ho detto, perché, cioè, chiaramente io non posso sapere quello che fa un'altra persona, ho detto, per quello che posso supporre era la mia prima rapina, cioè era la prima rapina di tutti. Non ho capito, comunque va bene. Senta, lei aveva bisogno di soldi in quel periodo? Cioè, io personalmente no, però avevo un debito con mio padre. Ah. E quindi pensavo di poter restituire il denaro, vabbè, in questo modo. E gliel'ha restituito poi, per curiosità? No, gliel'ho restituito anche perché, cioè,
Io non sapevo quanto poteva fruttare una rapina del genere, però cioè, era una cifra irrisoria. È vero che con la sua parte di bottino ci comprò i pneumatici per la macchina? Allora, questo è una cosa che io ho detto durante l'interrogatorio. Ammesso. Però cioè, sì, la questione è questa. Io dissi che ci comprai i pneumatici per la macchina, non perché chiaramente spesi i soldi così, ma spesi è come, non so, avevo bisogno di cambiare i pneumatici della macchina, quindi pagai con quei soldi. Però cioè, certo, non ha fatto la rapina per cambiare, esatto, i pneumatici, ecco. Questo è chiaro. Senta, come è avvenuto il suo reclutamento? Dunque, non in polizia, No, capito. Io cominciai a fare pattuglia con Savi Roberto e Occhi Pinti Marino più o meno, adesso non ricordo precisamente, dopo l'estate dell'87, più o meno settembre, diciamo, non ricordo molto precisamente. E spesso e volentieri, quando facevamo servizio, capitava, non so, di andare fuori zona, di durante la notte magari di appisolarsi qualche momento, cioè concedersi qualche momento di relax. E diciamo, quindi, bene o male, erano cose che andavano contro il nostro regolamento di servizio. E allora? No, questa è una base, cioè è un cappello. E quindi io ritenevo che, cioè ritenevo, facemmo qualche piccolo strappo alla regola, se così si può dire. Questo era un cappello che volevo fare io. Quando capitava di fare qualche intervento su rapina, che dovevamo fare i rilievi, spesso e volentieri capitava che Roberto Savi commentava il colpo e ogni tanto diceva: ma io avrei fatto così, secondo me si poteva fare in un altro modo. E allora io e delle volte anche Occhi Pinti gli chiedevamo: ma tu saresti in grado di fare una rapina? E dillo una volta, dillo due volte, ridici sopra una volta, parla un po' più seriamente un'altra. Venne proprio il giorno che ci disse: beh, potremmo farla anche noi una rapina. Fatto sta che verso la fine dell'87, un po' prima delle vacanze di Natale, parlando appunto di queste cose, sia io che Occhi Pinti dicemmo: beh, potremmo fare una rapina. A chi lo diceste? A Savi Roberto. E Savi Roberto? Savi Roberto prese la nostra affermazione e disse: va bene, parliamo più avanti. Non apparve sorpreso dalla vostra affermazione? Ma adesso non ricordo, cioè non vi disse: ma siete matti, io scherzavo, ecco, questo voglio sapere. No, anche perché, come gli ho detto prima, cioè c'era già capitato di dire potremmo fare una rapina, si potrebbe fare una rapina, sentivamo proprio il fatto dei commenti. Senta, lei ha parlato fine 87, dicembre 87, Natale, al fine di divenire operativo, lei ordinò qualche arma? Sì, esattamente. Savi Roberto ci disse: beh, se vogliamo fare una rapina abbiamo bisogno anche di un'arma. E poi cioè, un'arma, bene o male, cioè in una casa serve sempre, è sempre una protezione.
Un'arma. 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 In casa, un'arma in casa. Un'arma in casa, in una casa. Un rapinatore. Certo. E lei che arma ordinò? E allora ci presentò cioè andammo da in un'armeria. Quale? Frazzoni si chiama. Di dove? Di Bologna. E lì, anche perché io ero ignorantissimo in materia, ci disse, più o meno ci consigliò quale arma potevamo prendere. Chi ve lo consigliò, Roberto? Sì. Sì. E ordinammo, perché non erano presenti in armeria, sia io che Occhi Pinti, due fucili a pompa. Uno per ciascuno. Uno per ciascuno, esattamente. Questo avveniva più o meno nel gennaio, adesso io la data precisa non la ricordo. Gennaio 88. 88, gennaio 88. Gennaio 88, sì. Lei non rimase, per così dire, sorpreso dalla circostanza che il Savi vi consigliò un fucile a pompa che, al di là delle conoscenze che ciascuno di noi può avere o non avere in materia di armi, è comunque notorio che produce effetti abbastanza devastanti se usato sulle persone. La domanda, signor Presidente, il pubblico ministero deve fare la domanda, non la deve accompagnare da dei commenti. Ha ragione, avvocato. Scusi, Lei si sorprese del fatto che il Savi le consigliò di acquistare un fucile a pompa? No, anche perché io, cioè, come le ho detto prima, ero molto ignorante in materia, quindi secondo me un fucile, cioè, valeva l'altro, cioè, non avevo una conoscenza specifica. Comunque dovevate comprare dei fucili, non si è mai parlato di armi corte? No. Dei fucili, questo volevo sapere, grazie. Prego. Allora, lei comprò questo fucile, ordinò. Ordinai questo fucile. Insieme a Occhi Pinti, uno ciascuno. Questo fucile quando lo ritirò materialmente? Materialmente l'8 febbraio. Quindi 4 giorni dopo la rapina della quale abbiamo parlato. Lo ritirò insieme a lei anche Occhi Pinti? Sì, andammo tutti insieme, eravamo di pattuglia. Ah, cioè tutti insieme chi? Ah, scusi, eravamo insieme nel senso di pattuglia, io intendevo. Eravamo insieme io, Occhi Pinti e Savi Roberto. Cioè l'andammo a ritirare durante un turno di servizio. E metteste quindi i fucili a pompa sulla macchina di servizio? Esatto. E quando rientrò al termine del servizio in caserma, questi fucili dove vennero messi? No, li portammo subito, cioè appena acquistati. Tornammo in caserma per metterli, cioè io personalmente lo misi nella mia autovettura. E Occhi Pinti, siccome in quel periodo abitavo in caserma, perché si doveva sposare di lì a poco, chiese con Roberto se gli poteva tenere il fucile, quindi lo diede a Roberto Savi, suo. Lei vide proprio l'Occhi Pinti? Sì, avevamo le macchine parcheggiate una di fianco all'altra, lo mise proprio nel baule della sua autovettura, cioè dell'autovettura di Savi. L'Occhi Pinti le riparlò poi di questo fucile? Del suo fucile di Occhi Pinti? Me ne riparlò di lì a 6-7 mesi, una volta che ci vedemmo. E che le disse? Che l'aveva venduto, mi sembra, o perlomeno che lo voleva vendere, e che l'aveva tenuto Savi Roberto, non mi ricordo precisamente quanto tempo, però che era stato a casa di Savi sempre, fino a che lui non si era sposato ed aveva acquistato una casa, e quindi dopo se l'era portata a casa sua. Sa quando si è sposato l'Occhi Pinti? Si è sposato in aprile, mi sembra, perché ero presente al suo matrimonio. Senta, lei dopo aver commesso la rapina del 4 febbraio ha in animo di partecipare ad altri episodi criminosi? È disponibile a partecipare ad altri fatti criminosi, no? No, sinceramente a me venne subito la voglia di parlare con Savi e tirarmi fuori da questa cosa. E infatti di lì a... allora noi facciamo la rapina il 4, di lì a una settimana, cioè il 10,
io gli parlai apertamente, gli dissi che mi tiravo fuori da tutto ciò. Bene, le date sono importanti. Il 10? Ma mentre parlavo... No, il 10, l'11. L'11. Il 10, l'11, l'11. E il 10 che cosa fa invece lei? Il 10, io, Occhi Pinti, Savi Roberto e Savi Fabio, rubammo una macchina a San Lazzaro. Che tipo di vettura era? Era una Giulietta. Un Alfa Romeo? Sì, un Alfa Romeo. Questo glielo dico... Se lo ricorda il colore? No, glielo dico precisamente perché mi misi io alla guida. Dai. Era marrone, marroncina. Quindi il 4 c'è la rapina della quale abbiamo parlato, il 10 ruba la vettura insieme agli altri, l'11 che succede? L'11 succede che, o l'11 o il 12, non ricordo precisamente perché durante il turno di servizio eravamo solo io e Savio Roberto, gli dissi apertamente che non volevo più saperne di queste cose e se per cortesia faceva recuperare l'autovettura che avevamo rubato un giorno o due giorni prima, adesso non mi ricordo. L'Alfa Romeo? L'Alfa Romeo, esattamente. Ma il 12 lei non ritira il fucile a pompa? L'8 l'ho ritirato. L'otto il fucile a pompa. Ma c'è lui, c'è il... ma è presente, corregge lui. Allora si opponga alla domanda ma non dia la risposta. Ho sbagliato solo la data, avvocato, tra tante date. Comunque, chiedo scusa. Avvocato mio. E se l'ha detto prima, lo ripeti adesso, non c'è nessun problema. Oppure l'otto io... per chi ha già parlato. Vabbè, ribadisco, l'8 avevo ritirato il fucile. Grazie. Aveva munizionamento questo fucile? Le cartucce? Al lato dell'acquisto no. Cioè io non comprai nessuna munizione. Occhi Pinti? Mi sembra una scatola. Mi sembra, eh. Occhi Pinti comprò una scatola? Una scatola di cartucce. Non sono sicuro al 100%, però mi sembra di sì. E che le sappia... Oltre al fucile consegnò Roberto Savi anche la scatola di cartucce, l'Occhi Pinti. No, questo non glielo so dire. Quando lei ritira il fucile, lo ritira perché ha in animo in qualche modo di utilizzarlo ancora, parliamo dell'otto, no? Cioè di utilizzarlo questo fucile, altrimenti... Quando lei ritira questo fucile... Vabbè, io l'ho ritirato perché avevo... Questo non l'ho detto prima, lo dico quindi adesso. Io avevo già dato una caparra, cioè noi quando andammo a ordinare il fucile, cioè abbiamo dato una caparra. E l'abbiamo capito. A gennaio. E allora? Avrei perduto la caparra. Vabbè, la questione è questa, cioè bene o male, un fucile sarebbe sempre stato una cosa che avrei potuto rivendere e quindi recuperare il denaro. Chi le avrebbe dato le munizioni per questo fucile? Lo affrontò questo problema con qualcuno? Mai affrontato. Mai affrontato, anche perché io avevo già deciso di tirarmi fuori, che avessi o meno il fucile. Ho capito. Un attimo, perché sono diversi interrogatori. Quando lei disse a Savi Roberto che si voleva tirare fuori da questa storia, il Savi Roberto cosa le disse? Cosa le rispose? Savi Roberto mi disse, sì, in effetti, non sono parole testuali ma ci vanno molto vicino, sì, in effetti abbiamo fatto una grossa, scusate la parola, stronzata e quindi... Chiudiamo lì la faccenda. Vorrà dire che io, perché lui mi disse che facevo un secondo lavoro. Quale? Faceva degli impianti elettrici. Vorrà dire che tornerò a stendere i miei impianti elettrici. Diceva che lavorava nelle Marche. Nelle Marche. Uscito lei da questa batteria di rapinatori, continua a lavorare presso le UCT, vero? L'ufficio, sì, esattamente. Continua ad andare in pattuglia con Roberto, Occhi Pinti? Sì, ho continuato per
con Roberto fin dopo l'estate. Occhi Pinti se ne andò prima, cioè se ne andò prima nel senso che non cambiò propriamente ufficio ma funzione, cioè passò dal o passò in un'altra pattuglia o a un altro servizio. Tornaste mai sull'argomento, sulla rapina del non tornaste mai più. Senta, ma non ci poteva essere il rischio quella sera che si incrociasse una pattuglia di vostri colleghi? L'avevate messo in conto questo rischio? No, cioè con me non se n'era mai parlato. Io non so se poi avessero parlato loro separatamente, cioè loro nel senso Savi Roberto, Savi Fabio e Occhi Pinti di queste cose. A me personalmente non è mai stato detto niente di questo. Né lei ha chiesto? Né io ho chiesto qualcosa. Esatto. Ci ricorda gli uffici presso i quali lavoravate nel febbraio 88? Le UCT, sia lei, Occhi Pinti, che Savi Roberto, sulle volanti. Esatto. All'epoca lei già conosceva Gugliotta Pietro? Lo conoscevo di vista, perché lui lavorava in quel periodo alla postale, alla polizia postale, ed era molto, molto, non so a che livello, però vedevo che spesso e volentieri si incontrava con Roberto Savi e scambiavano qualche battuta, qualche chiacchiera, spesso e volentieri in disparte, quindi io non stavo neanche, ma è una cosa abbastanza normale. Spesso e volentieri in disparte, non ho capito bene. In disparte. Non ho capito bene, grazie. Ma mi sembra una cosa abbastanza normale, cioè incontrare un collega e fare due chiacchiere, quindi non ci ho mai dato peso. Senta, dopo l'impresa del 4 febbraio 88, che lei ricordi, ci furono altre rapine ai caselli autostradali? Ma penso, cioè, che io ricordo matematicamente no, però cioè quello lì fu un periodo in cui di rapine ai caselli se ne fecero nel senso, se ne sentì parlare a dismisura, quindi penso proprio di sì. Lei ha mai avuto il dubbio che Roberto Savi e gli altri potessero continuare anche in sua assenza a fare rapine? No, non ho mai avuto questo dubbio. Le posso chiedere perché? No, anche perché quando parlai con Roberto Savi quella sera in cui io decisi di smettere, mi sembrava molto, molto franco, molto, molto schietto e molto sincero. Lei è andato via da Bologna in quale data? Me lo ricorda, per favore? Da Bologna come, sì, come città? Sì. Nel luglio 92, mi sembra. Luglio 92 o luglio 93. Ecco, fino a quella data ha avuto modo di vedere ancora Roberto Savi o sapere? No, non ci siamo più incontrati. Quando io andai via dalla pattuglia che facevo con lui, cambiai pattuglia e quindi chiaramente turno. Io dopo facevo avanti e indietro da Bologna a Forlì, quindi non avevo proprio occasione di incontrarlo. Poi cambiai totalmente ufficio, quindi non ebbi più occasione di vederlo. Lei quante volte è stato a casa di Roberto Savi? Due volte, il 4 e il 10. Il 4 eravate tutti in Borghese, il 10 per caso c'è stato durante l'orario di servizio, quindi era in divisa lei? No, il 10 eravamo fuori servizio. Ha mai parlato con la moglie di Roberto Savi successivamente a queste date? No, successivamente a queste date non l'ho mai vista. L'ho vista queste due volte perché chiaramente era presente in casa. Per adesso non ho altre domande, grazie. Avvocato Tufariello, parte civile. Lei è stato mai di pattuglia di notte con Roberto Savi? Mi sembra una cosa abbastanza evidente, si fanno dei turni di servizio, quindi comprende anche la notte. Di notte è mai capitato che vi fermaste a riposare?
L'ho detto prima, in apertura. Chiedo scusa, allora forse non l'ho sentito bene, perché abbiamo un'acustica pessima. È capitato. Capitato. È capitato, sì, qualche volta. Irregolarità nel servizio. Nel concetto di irregolarità. Lui l'ha posto come primo elemento. Ecco, benissimo. È capitato di coesione anche del gruppo. Qualche volta scattasse un allarme dalle banche e che voi non interveniste? Sì, è capitato anche questo. Quante volte? Nel suo periodo di... Non ricordo precisamente, anche perché parliamo di fatti di 8 anni fa, ma quindi non posso dirle un numero, le direi una cosa per un'altra. Che cosa diceva Roberto Savi in questi casi, quando scattava l'allarme banca e non intervenivate? Ma diceva tanto, sono sempre allarmi fasulli, quindi... E dopo dava una comunicazione alla centrale, dopo un po' di tempo? Sì, diciamo dopo un lasso di tempo che poteva essere, non so, mezz'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, a seconda della distanza a cui ci trovavamo, quindi facendo un breve calcolo di tempi, dicendo tutto regolare. Tutto regolare. Grazie, non ho altre domande. Posso? Avvocato Maisano, parte civile. Signor Vallicelli, lei ricorda in che zona di San Lazzaro fu rubata l'auto, furto al quale lei ha detto di aver partecipato? La via non me la ricordo, mi ricordo che era di fianco a dei condomini enormi. Lei conosce... Vicino al bar Esedra, per dirle, dando un riferimento. Certo, e conosce dove è ubicato il bowling di San Lazzaro? Sì. Rispetto al bowling, che distanza c'era? Ma 400-500 metri, secondo me, un chilometro al massimo, più o meno, Senta, le è capitato, sicuramente sì, ma io devo farla chiaramente in forma interrogativa, le è capitato di fare servizio con Roberto Savi in zona Pilastro? Sì. Dal Pilastro... Per andare a San Lazzaro, che tragitto facevate usualmente quando eravate di pattuglia? Vabbè, mi sta chiedendo una cosa... Se lo ricorda, non è un mico obbligatorio. Che... No, non me lo ricordo assolutamente. Anche perché mi sembra che per andare dal Pilastro a San Lazzaro ci sia più di una strada, e infatti, quindi... per questo glielo chiedevo. Non glielo so dire. Potrebbe escludere che... a volte questo passaggio dal Pilastro a San Lazzaro si verificasse con l'attraversamento di via Svevo. Conosce innanzitutto via Svevo? Non so dov'è via Svevo. Cioè, lei deve pensare che, bene o male, io ho fatto pattuglia a Bologna nel 87-88, cioè siamo nel 96, dopo ho svolto tutt'altre mansioni, quindi non posso conoscere tutte le vie di Bologna. Sinceramente non so dov'è questa via Svevo. Un'altra domanda. Lei prima ha riferito che ritiraste l'arma acquistata presso l'armeria Frazzoni mentre eravate di turno. Probabilmente io non ho inteso la composizione complessiva della pattuglia. Mi pare che lei abbia detto che era presente lei... Io, Chipinti Marino e Savi Roberto. Savi Roberto. Tutti e tre in divisa per il servizio che stavate svolgendo? Sì, stavamo facendo servizio di pattuglia. E l'arma fu messa nel vano posteriore, nel portabagagli. Le armi. Le armi furono messe nel portabagagli. Eravate in prossimità della cessazione del servizio? Non lo ricordo questo. Comunque le armi rimasero in macchina fin quando non ci fu il trasbordo nell'altra auto. Sì, che fu una cosa immediata, come ho detto prima. Cioè, le ritirammo e andammo a portarle in caserma nelle nostre autovetture. Ultima domanda. Lei ricorda che tipo di documento esibiste per l'acquisto delle armi? Sì, una licenza che facemmo in questura. Sì. Però
Lei esclude che nel registro di acquisto armi venga indicato anche il documento d'identità, che può essere il tesserino di appartenenza al corpo di polizia, alla carta? Questo non glielo so dire. Io so che esibimmo questa licenza, e che era un documento valido addirittura all'espatrio, quindi cioè, mi sembra un documento... Una licenza d'armi che voi aveste attraverso quale procedura, se la ricorda? Facciamo una domanda in questura. Specificando il tipo di professione o eravate conosciuti? Ma eravamo conosciuti, lavoravamo in questura Bologna, quindi bene o male, cioè, ci si conosce. Comunque lei non esclude che fu presentato anche un tesserino di appartenenza? No, questo non glielo so dire. Nessun'altra domanda? Ci sono domande? Presidente, sì. Grazie. Prego. Giovanni Trombini, parte civile. La domanda è la seguente. Lei nel periodo in cui compì questa rapina, ha detto, prestava servizio presso l'UCT di pattuglia, giusto? Sì. La competenza al controllo dei caselli autostradali è sempre della UCT? Lei sa chi la polizia che controlla i caselli autostradali da chi dipende? Cioè se è sempre dell'UCT presso cui lei prestava servizio? I caselli autostradali penso facciano parte della polizia stradale come gestione della sicurezza. Quindi non del non dell'UCT. D'accordo, grazie. Non ho nessun'altra domanda, grazie. Una domanda sola. Tornando al 4 di febbraio, quando tornaste a casa di Roberto Savi e avete diviso il provento della rapina, era presente la signora Ceccarelli? La moglie di... Sì, sì, era presente. Non era presente materialmente con noi, cioè era, mi sembra, o in cucina o in camera, però cioè... Era la casa di Savi era molto piccola, quindi diciamo che era in grado di vedere quello che facevamo. Senta, la domanda può sembrare strana, ma poi non lo è. Nel dividere questo importo che risulterebbe essere di 3.400.000, capitò che uno di voi quattro si trovò nel dividere perciò con una piccola somma, diciamo un 100.000 lire in più degli altri? No, non ricordo proprio questo. Grazie. Luca Moser, parte civile, Stasi ed altri. Scusate, ma ho recuperato la toga all'ultimo momento. Questo non ho anticipato l'avvocato Zito. Vallicelli, per cortesia, nel 1991 lei dove prestava servizio? Nel 1991 a Bologna, presso la divisione del personale, mi sembra, o presso l'ufficio dove vengono inserite le schede degli alberghi, perché quell'anno cioè, ho fatto questo cambio, nel 91. Se mi specifica la data, che vuole sapere... Dal maggio 91 in poi. Da maggio 91 in poi, presso la divisione personale. Di che cosa si occupa la divisione personale, per cortesia? È un ufficio, perlomeno una serie di uffici, che si occupa della gestione del personale, cioè dalle ferie, congedi straordinari, malattie. Lei ha mai svolto servizio con l'ispettore D'Onofrio? No. Lei ha mai avuto modo di vedere gli identikit che vennero effettuati dopo l'omicidio di via Volturno? Assolutamente. Assolutamente? No. Grazie. Prego, c'era l'avvocato Lamioni. Avvocato Lamioni, difesa Occhi Pinti. Quando ha ritirato il fucile insieme ad Occhi Pinti l'8 di febbraio, ha detto che l'ha portato in caserma. Quale caserma? Nella caserma Smiraglia. È la caserma, cioè praticamente dalla quale quando si prende servizio si parte per la normale pattuglia.
Nella caserma Sbiragna erano parcheggiate le vostre autovetture? Le nostre autovetture, esatto. Si ricorda che Occhi Pinti dette il fucile a Roberto Savi e per quale motivo glielo dette? Sì, l'ho specificato anche prima, comunque lo ribadisco. Mi ricordo che gli diedi il fucile, che Roberto Savi lo mise nel bagagliaio della propria autovettura, in quanto Occhi Pinti Marino, residendo in caserma, non aveva piacere di lasciare questo fucile in un armadietto. Visto che si doveva sposare di lì a poco, gli disse: me lo puoi tenere fin tanto che non ho una casa. Senta, in quel periodo, gennaio-febbraio 88, Occhi Pinti le sembrava preoccupato, particolarmente preoccupato, e in ipotesi positiva per quali motivi? Sì, era molto preoccupato e questo l'ho saputo dopo, perché appunto la ragazza che frequentava rimase incinta e quindi si è sposato improvvisamente, e questo per lui è stata una cosa che lo turbava abbastanza. Era preoccupato anche prima della rapina al casello di San Lazzaro, questo suo stato? Sì, a me sembrava turbato anche prima, anche perché deve capire che a me non lo disse, però molto probabilmente sapeva già che la sua futura moglie aspettava un bambino. Senta una cosa, quando lei ebbe a parlare con Roberto Savi della sua intenzione di risolvere ogni rapporto delittuoso con Savi Roberto, ne parlò anche con Occhi Pinti Marino di questa sua decisione e, in ipotesi positiva, che cosa le disse Occhi Pinti? Allora, io prima di parlarne con Savi Roberto ne parlai con Occhi Pinti qualche giorno prima, ed anche lui mi disse che aveva intenzione di tirarsi fuori. Quindi quando parlai realmente con Savi Roberto, Occhi Pinti non era presente, parlai anche a nome di Occhi Pinti. Occhi Pinti poi le disse che anche lui aveva detto a Roberto Savi che non ne voleva più sapere. Sì, mi disse che si erano sentiti per telefono. Senta una cosa, subito dopo la rapina al casello, che è del 4, l'8 ritirato i fucili, e andaste subito dopo in ferie o comunque in congedo, sia lei che Occhi Pinti? Ma io andai in ferie. Sì, vabbè, adesso in ferie, in congedo. Vabbè, ferie, congedo, lo chiami come vuole. E Occhi Pinti andò in congedo o in ferie? Ma io mi ricordo che la sera in cui io parlai con Savi, lui non era presente in servizio. Poi non so se andò in ferie o... Quando lei rivide Occhi Pinti, grosso modo, dopo quanti giorni? Ma penso dopo una ventina di giorni. Quando lei lo rivide, lo stato d'animo e comunque sia l'atteggiamento di Occhi Pinti era modificato, nel senso che... No, mi sembrava più sereno. Prego. Mi sembrava più sereno. Ah. Ritorniamo un attimo, signor Valicelli, alla rapina del 4 di febbraio. Praticamente chi è che propose di fare la rapina? Cioè, fu Roberto Savi o foste voi, dopo aver sentito i vari discorsi di Roberto Savi che commentava gli interventi durante... Come ho detto prima, capitò che Roberto ci disse: potremmo fare anche noi una rapina, potremmo fare anche noi, intendendo la pattuglia io e Occhi Pinti, e quindi noi dicemmo sì, la potremmo fare anche noi, non c'è una forzatura. Comunque l'iniziativa fu di Roberto Savi per dire facciamo una rapina, o siete stati voi a dire: caro signor Roberto Savi, siamo noi già preparati, predisposti per... No, assolutamente, non diciamo mai una cosa del genere. Quindi le conferma che fu di Roberto Savi. Presidente, era stata già posta, peraltro, prima
e con una risposta parzialmente diversa, quindi per evitare di raccogliere poi... Sì, anche perché si era opposto alla domanda del pubblico ministero, perché no, era già stata fatta... Io poi... mi ero opposto, non per i commenti, ma in relazione alla domanda. Io non ho mai accompagnato le mie domande da dei commenti. Molto, qualche volta sì. De Girolamo, difesa Savi Roberto. Signor Valicelli, senta, poco fa lei ha parlato di allarmi fasulli definiti da Savi Roberto durante il vostro servizio di pattuglia. Sì, ha detto, già l'ha detto quello che ha detto. Cioè, mi è stato chiesto di allarmi fasulli, io non ho parlato di niente. No. Ha ricordato l'episodio degli allarmi... No, ecco, non accorrevano sul posto perché Roberto Savi diceva si tratta della... Ecco, volevo sapere, lei ha chiesto a Savi Roberto come mai riteneva fasulli questi allarmi? No, non gliel'ho mai chiesto, però cioè, la questione è questa, molti allarmi quando scattavano in determinati orari del giorno era sintomatico che fossero falsi allarmi. Si capisce questo. Cioè si capiva, cioè questo è, lo può dire una persona che cioè, fa pattuglia da tanto tempo. Io ero un novellino, è esperienza sul lavoro. Grazie. Sì, volevo, ci sono altre domande? Presidente, gentilmente, volevo un attimo, se posso, tornare sulla questione fucili, perché forse deve essere un po' chiarita. Vi rendete conto che insiste molto questa situazione nel fatto criminoso che inizieremo ad affrontare domani, ecco perché. Senta, lei ha detto prima che i due fucili voi li ordinaste presso l'armeria Frazzoni, è vero? Sì. Sì. Quindi non erano disponibili? Esattamente. Come? Può usare. Dica anche perché. Ah. Perché non erano disponibili? Perché non erano disponibili? Non erano disponibili perché mancava una parte del... Non c'era il calcio. Ecco, vuol spiegare perché noi abbiamo degli accertamenti che non coincidono con le sue dichiarazioni, però che significa mancava il calcio? Cioè, qualcosa era disponibile di queste praticamente armi? Quando noi andammo a ordinare i fucili erano in armeria, però noi li acquistammo con un calcio pieghevole, cosa che non era disponibile. Quindi voi volevate, è importante, voi volevate una modifica all'originaria struttura dell'arma? Esatto. Sia lei che Occhi Pinti. Esatto. Una modifica o un modello diverso? No, una modifica. Una modifica di quello. A che fine vi interessava il calcio pieghevole? Vabbè, fine del porto. Perché diciamo che ci disse Roberto Savi che un'arma con un calcio pieghevole cioè, teneva meno posto. Possiamo dire che era più facilmente occultabile? È la stessa cosa. Più maneggevole. Ho capito. Allora, i fatti coincidono. Ascolti, rispondendo al difensore di Marino Occhi Pinti, lei oggi introduce una sorta di dissociazione del Marino Occhi Pinti medesimo dai fatti delittuosi. No. Se dovessero, mi ero preparato una domanda del genere, che è ammissibile non perché la faccia io, ma perché diciamo questa questione che lei di cui ha parlato oggi, cioè che aveva già parlato con Occhi Pinti, a parte che la ricrimo nel tempo perché non è stata collocata nel tempo, l'aveva già riferita nel corso degli interrogatori precedenti o lo dice per la prima volta oggi al dibattimento? No, l'ho già riferita. A quale autorità giudiziaria? L'ho riferita in un interrogatorio che mi fece il dottor Spinosa e la dottoressa Musti. Benissimo. Lei però, immediatamente dopo l'arresto, il fermo disposto dal mio ufficio, lei venne interrogato 3 volte. Fermo da parte del PM,
udienza di convalida davanti al GIP e poi successivamente venne rinterrogato in maniera abbastanza diffusa, sempre dal mio ufficio, sulla, diciamo, sua dissociazione. Esatto. Nel corso di questi interrogatori lei ricorda di aver mai parlato del comportamento e della volontà dell'Occhi Pinti? Sì, in quest'ultimo che lei ha citato. Davanti a me? No, davanti al dottor Spinosa e alla dottoressa Musti. Benissimo. Con lei non ne ho mai parlato. In che epoca è avvenuto questo interrogatorio? Si ricorda quando venne interrogato? Dalla... Febbraio 95 più o meno. Febbraio. E gli altri? Sono precedenti o successivi? Precedenti. Novembre, dicembre, marzo. 94-95. Prego. Ho finito. Quando voi trasbordate le armi, i due fucili a pompa con calcio pieghevole, dette armi erano in una custodia? In un apposito contenitore, cioè era una scatola. Una scatola. Con la forma del fucile di polistirolo. Ecco. E ciò accadde nel cortile della caserma Smiraglia? Il trasbordo, il passaggio. Ah, dalla pattuglia alle nostre autovetture, sì, certo. Chiedo scusa, qualcuno di voi si preoccupava che qualcun altro potesse avere una qualche curiosità nel vedere questo, in fondo, trasbordo di armi? Vabbè, siamo in una caserma di polizia, di armi ce ne sono a bizzeffe. Col polistirolo, racchiuse nel polistirolo? Vabbè, ma è la sua custodia. Ma normalmente le armi in dotazione non sono contenute nel polistirolo. Le armi in dotazione alla polizia. Ho capito, però, cioè, tantissime persone, oltre la propria arma d'ordinanza, hanno anche altre armi. Cioè, è una cosa. No, io la ritengo una cosa normale in una caserma di polizia. È una sua opinione. Ma lei ha mai visto in altre circostanze armi trasbordare da un cofano di una vettura ad un altro nella caserma Smiraglia? No. Ce la sta descrivendo come una situazione assolutamente tranquillizzante, ecco. No, io non ho mai visto. Comunque voi non eravate preoccupati, se qualcuno veniva lì a chiedervi voi non avevate nessun motivo di preoccupazione. Avevamo comprato le nostre, cioè era una cosa comprata con regolare scontrino, regolare licenza, portata a bordo di una vettura della Polizia di Stato, l'arma. Almeno dal punto di vista disciplinare. Sì, diciamo. Quando l'andammo a comprare era su una pattuglia. Vabbè, grazie. Non ci sono altre domande, attendo un secondo. Dunque, collochiamo per un momento nel tempo queste affermazioni che lei ha reso oggi, cioè vi è una telefonata, Occhi Pinti le riferisce di una telefonata con Savi, Roberto? Sì, esatto, mi disse che si sentì per telefono. Quando glielo disse? Successivamente, quando io gli parlai personalmente. Quindi io ero a casa in ferie. Quando è che seppe le ragioni del turbamento che lei osservò, dichiara di aver osservato? Quando è che Occhi Pinti le disse le ragioni di quel turbamento? Beh, più o meno 15-20 giorni prima che si sposasse. Perché non ha riferito, quando ha parlato della conversazione, della sua dissociazione con Roberto Savi, perché non ha riferito anche di quella di Occhi Pinti? No, io ho parlato... Al magistrato. Lei quando è che ha parlato per la prima volta della sua conversazione con Roberto Savi, nel corso della quale dice a Roberto Savi non ne voglio sapere più? In sede di interrogatorio lei dice? Sì. A chi ne parla per primo di questa vicenda? Io ne ho parlato al dottor Giovannini, no? Sì, ne ho parlato con lei. Ecco, nel secondo interrogatorio, perché non inserisce anche la conversazione che vi è stata tra lei? O vi sarebbe stata tra lei e Occhi Pinti? In quel contesto... Beh, imputato ero io. Cioè non le viene chiesto... Non mi è venuto... Cioè non mi è stato chiesto niente, quindi... Cioè... Sì, ma quando si racconta un episodio, poi lo si racconta in maniera completa. Quando lei parla di licenza di porto d'armi... Prego. Noi poi produrremo, perché è inutile giocare... No, ma...
come giocare? Che cosa che succede? No, giocare nel senso questo problema della comunicazione o meno, ci sono dei documenti che la Corte non conosce. Noi li produrremo perché sono stati oggetto di... Vabbè, vediamo che cosa... Senti, fategli dire no, che no. cosa... Insomma, è una manifestazione di intenzioni, vediamo. No, signor Presidente, mi scusi. Chiede al teste i fatti che sono verificati dal novembre fino all'aprile del 95 in ben 6 interrogatori. Adesso, siccome se ne è parlato in più di uno... col permesso del pubblico ministero noi produrremo alla Corte perché sono stati oggetto di contestazione. No, non c'è stata per cortesia, avvocato, non c'è stata nessuna contestazione, abbia pazienza. Certo. Allora, stiamo tentando di informarci su come sono andate delle cose, quindi non è il problema. Stavamo dicendo... Stavamo parlando della licenza. La licenza, lei dice la licenza, ma la licenza di porto d'armi aveva... No, la licenza di porto d'armi è una cosa molto particolare. Lei, ecco, quando parla di licenza, avevamo la licenza, che licenza? Chiedemmo, cioè ci suggerì Roberto Savi di chiedere un mi sembra si chiami, adesso non mi ricordo, permesso per tiro sportivo, una cosa del genere, il che implica il fatto che uno può detenere nella propria abitazione un'arma o più armi. Detenere ma non portare. Esatto. Voi portavate però, tenevate questi fucili nei bauli delle auto? No, io quando l'acquistai lo dovevo portare a casa. Successivamente? No, successivamente, è sempre stato sul mio armadio. L'altro fucile? L'altro fucile era di occhi pinti, non ne avevo mica dubbio. E a chi viene dato? A Savi Roberto. Perché dice mi sembra che abbia preso anche le munizioni? Non mi ricordo molto bene, però mi sembra che al lato da che cosa? Perché da cosa lo ricava questo no, ricordo? È una scena che ho io in mente, cioè non lo ricavo da niente, cioè è un ricordo che ho io. Senta, lei dice organizziamo tra di noi della pattuglia questa rapina. Quando compare Fabio Savi, lei non si sorprende, dice che ci fa Fabio Savi? Fabio Savi comparve a casa di Roberto e Roberto ci disse verrà anche mio fratello. La cosa non la preoccupa più di tanto. Quindi, cioè, non è che ci fu una grande sorpresa. Cioè, disse verrà anche mio fratello. Quando a Bologna ci furono tutti questi morti, c'era questa caccia alla banda della Uno Bianca, non si capiva che cosa stesse succedendo, si facevano tante ipotesi, tra cui l'appartenenza a forze di polizia degli autori di questi reati. Lei ha mai pensato che potessero essere i suoi vecchi compagni? No, io non l'ho mai pensato, anche perché tutte queste azioni criminose, a parte che a conoscenza mia personale del 20%, e poi erano sempre stati conditi dalla stampa con 10-15 persone, quindi cioè, proprio non mi ha mai sfiorato l'idea. D'accordo, non ci sono altre domande? Presidente, me la consente una precisazione perché il passaggio è importante per non far tornare il Vallicelli. Quando lei introduce l'argomento della dissociazione dell'Occhi Pinti, si trovava ancora in carcere lei? Sì, ero ancora in carcere. Dove? Peschiera. A Peschiera, grazie. Senta, scusi, per precisare, può indicare grosso modo la data in cui sarebbe avvenuta la conversazione tra lei ed Occhi Pinti sul fatto che Occhi Pinti aveva già riferito a Roberto Savi che intendeva allontanarsi da questa condotta? Io e Occhi Pinti ne parlammo qualche giorno prima del 10 di febbraio, dicendo che gliel'avremmo detto insieme. Poi per esigenze di servizio non capitò materialmente. E allora successivamente,
il 10 sera dopo il furto dell'auto, gli occhi pinti ci parlammo e gli dissi che gliel'avrei detto io anche a noi il giorno successivo o il turno di servizio, cioè il primo turno di servizio disponibile, cosa che avvenne. E poi ci fu l'incontro tra lei e occhi pinti? No, ci sentimmo per telefono e mi disse che aveva telefonato Savio Roberto per ribadire questo fatto. Lui aveva chiamato Savio Roberto. E questo quando è avvenuta questa telefonata? Sarebbe avvenuta? Io ero a casa in ferie, quindi successivamente al 12, non mi ricordo la data. D'accordo. C'è Roberto Savio che aveva chiesto di intervenire. Se gli portate un microfono. Vuole rendere spontanee dichiarazioni? Presidente, perdoni se intervengo solo per chiedere questo. È finito l'esame di Vallicelli? È finito l'esame di Vallicelli. Si può accomodare, signor Vallicelli? Allora attenda un momento. Attenda, Sandro. Lei andò in ferie, si ricorda quando? Quanti giorni dopo la rapina al casello di San Lazzaro? 7 giorni, mi sembra, più o meno. O 7 o 8. Quindi fra l'11 e il 12 di febbraio. Esattamente. E dove lo trascorse il suo periodo di ferie? A casa mia. Cioè? Scusi, a Forlì. A Meldola, forse. Sì, Meldola. 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 Il forlivese. E lei sa dove abitava da celibe Occhi Pinti Marino con la sua famiglia? A Santa Sofia. Cioè sempre in Romagna. Sempre in Romagna. Le telefonò nel periodo in cui lei si trovava a Meldola? Sì, l'ho appena detto. Grazie, non ha... Allora faccio una cosa, lei si accomoda fuori, può andare, grazie. Non lo so, non sappiamo, però giustamente l'avvocato Maisano si preoccupa di non creare il contraddittorio. No, aspetta, no, si può accomodare, giusto, può stare, no, prego, signor Vallicelli, può stare, se no, prego. Allora, dunque, dichiaro, furono Vallicelli e Occhi Pinti a proporre di effettuare una rapina. La scelta dell'arma venne fatta da loro dopo che videro a casa mia le armi che io possedevo. Lentamente. Videro appunto le pistole e i fucili e decisero di acquistare un fucile. Se non che da Frazzoni, visto che non era disponibile il fucile col calcio pieghevole, ne ordinarono uno. Quanto riguarda poi la partecipazione o meno a certi interventi di allarme durante le ore notturne, devo dire che è impossibile non entrare, diciamo, in servizio, evitare l'intervento, perché ogni volta che scatta un allarme bancario interviene regolarmente un responsabile o, in mancanza del responsabile, personale di un istituto di vigilanza delegato. Più facile è che Vallicelli non si sia accorto del nostro intervento agli allarmi, perché dopo le 2 di notte regolarmente si addormentava, tanto che la notte si portava dietro uno zainetto con la coperta dentro, quindi... D'accordo, va bene.